Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Io sono Rossella Pani e oggi faremo la lettura angelica valida per una settimana dal 16, lunedì 16 al lunedì 23 gennaio 2023. Utilizzeremo tre mazzi di carte. Abbiamo le carte delle fate, le carte degli angeli e le carte degli unicorni. Suddivideremo la lettura in tre gruppi: gruppo A, gruppo B e gruppo C. Quindi, durante la preghiera di protezione, vi chiedo di chiedere al vostro Sacro Cuore, all'Arcangelo Michele, qual è il gruppo di appartenenza più giusto per voi. Naturalmente, potreste scegliere anche più di un gruppo o addirittura tutti e tre i gruppi. Ok? Ascoltate il vostro sentire, la vostra intuizione. Iniziamo. Invoco la divina presenza di Dio Dea, onnipotente, padre e madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi, il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore stanno seguendo questa lettura angelica. Invoco te, Arcangelo Michele, l'intera coscienza micaelica, e vi chiedo con amore vero, puro e sincero di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni, di radicare la nostra energia fino al centro della Madre Terra e di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze affinché si possano sintonizzare nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato e di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea, onnipotente, padre e madre. Chiedo protezione, guida e assistenza. È fatto, è fatto, è fatto, e così è, così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Ok, iniziamo. Leggeremo anche un messaggino alla fine da questo libro. Iniziamo col gruppo A. Vediamo cosa ci vogliono dire gli angeli attraverso le carte delle fatine. Il risveglio del sé, gruppo A, interessante. Vediamo per il gruppo B. Eccoci qua. Sensibilità ambientale, molto interessante. Gruppo C. Gruppo C, lascia che sia. Vediamo un po' le carte degli angeli. Ecco qua. Sono uscite troppe carte tutte insieme. Vediamo un po' gruppo A. Vai nella direzione dei tuoi obiettivi. Ok? Vai, agisci. Gruppo B, chiedi. Chiedi aiuto agli angeli. Gruppo C. Non c'è niente di cui ti devi preoccupare, ok? È più una lettura di fiducia, quella del gruppo C. Interessante. Vediamo gruppo A, partnership. Gruppo B. Compassione. Gruppo C, crescita. Ok, iniziamo con la lettura col gruppo A. Si parla di risveglio del sé,
Diciamo che la tua anima ti sta chiamando nella direzione giusta, nella direzione dell'anima, nella direzione del tuo scopo divino, ok? È un momento di intenso per te. Molti di voi magari sono usciti da un periodo molto burrascoso, o stanno ricevendo un upgrade nel proprio percorso di crescita personale e spirituale. Questo dovuto al risveglio dell'anima. L'anima vi sta chiamando, l'anima vi sta dicendo di uscire dall'ego, di lasciare andare tutto ciò che non ha senso, che non ha ragione d'essere, che non serve per il vostro massimo bene, tutto ciò che è solo facciata. Cercate di ritornare dentro di voi, nel vostro essere, nell'anima, nell'amore, nel perdono, nella compassione, nella gioia, nell'entusiasmo, nell'abbondanza. Uscire dal caos è la via, ok? Uscire dal giudicare voi stessi e gli altri, uscire dalla paura, ecco, è questa la strada che voi dovete intraprendere. Assolutamente agisci in questa direzione perché fa parte della chiamata della tua anima, perché sei stato chiamato, sei stata chiamata per questo, lo hai scelto tu prima di nascere. Quindi questo risveglio dell'anima è una benedizione per la tua vita, anche se hai sofferto, anche se sono state delle prove molto dure per te. Adesso è venuto il momento di gioire, è venuto il momento di elevarti ed innalzarti, ok? Oltretutto, assolutamente stai nel momento del presente, agisci in questa direzione e agisci anche nella direzione dei tuoi sogni, agisci per manifestare. Non aspettare che si manifesti spontaneamente, ci vuole anche un po' di azione, ok? Quindi devi portare quelle idee, quelle intuizioni che tu hai scaricato dall'universo. Perché comunque le intuizioni noi le scarichiamo, sono informazioni che sono già presenti nell'universo e noi vi accediamo quando cambiamo frequenza. Tu hai avuto delle intuizioni esatte, delle intuizioni potenti. Ecco, è venuto il momento di agire, di far sì che non rimanga nell'etere, ma possa prendere forma anche nel piano della materia. Un suggerimento è anche quello di unirti in partnership con persone in comunione di intenti. Molto probabilmente hai chiesto al cielo aiuto, l'amore universale ti manderà le persone giuste e per chi è in dubbio se quella persona è la persona giusta con cui diciamo creare una partnership di lavoro, assolutamente la risposta è sì. Va bene, quindi sei veramente guidato dal cielo, sei guidata dal cielo in questa direzione. Ce la puoi fare anche da solo, da sola, però lavorare insieme, in partnership ti porterà più gioia, ti porterà più abbondanza, ti porterà più risultati positivi. Ok, passiamo al gruppo B. Scusate, sei diventato molto più sensibile, sei diventata molto più sensibile a cosa? Alle energie degli ambienti, alle energie della tecnologia. Quindi utilizza il cellulare, la televisione, il PC solo per lavoro e poi staccati da questo. Hai bisogno di ritirarti in preghiera, in meditazione, di rimanere più connessa. Questa tua ipersensibilità è dovuta al fatto che devi imparare ad ascoltare l'anima. Anche tu sei portata in questa direzione, va bene? Assolutamente accetta questa sensibilità superiore perché ti aiuta a riconoscere la verità, ti aiuta a riconoscere tutto ciò che è per il tuo massimo bene e tutto ciò che è da lasciare andare. Quindi veramente staccati dalle relazioni tossiche, staccati da eventi negativi, da lavori che non vanno bene per te, da situazioni che non vanno bene per te, da relazioni che non vanno bene per te. Abbi il coraggio di ascoltare il tuo sentire perché il tuo sentire ti guida, ti parla e ti dirige nella direzione più giusta per te, per il tuo massimo bene.
Bene, chiedi aiuto al cielo, chiedi aiuto all'arcangelo Michele in questa situazione necessaria la protezione, però proteggersi non significa che devi continuare a vivere in un ambiente malsano, proteggersi significa evitare di assorbire i pesi degli altri, va bene? Diciamo che tu puoi essere di aiuto per gli altri se sei un operatore di luce, ma non devi caricarti i pesi di nessuno, le persone troppo pesanti energeticamente non sono salutari per te, quindi benedici, chiedi aiuto al cielo di essere guidato e guidata nella direzione più giusta per te e per il tuo massimo bene. Abbi compassione, compassione di te stesso e di te stessa, perché non hai fatto niente di male. Questo è un dono del cielo. La tua sensibilità superiore è un dono che ti ha dato l'amore universale. E abbi compassione per coloro che vibrano nelle basse frequenze della terza dimensione, nel giudizio, nella competizione, nella paura. Accettalo, staccati da questo e crea il tuo mondo, crea la tua realtà, crea una realtà che vuoi vivere, iniziando ad attrarre nuove persone nella tua vita. È solo dall'interno che noi possiamo creare una nuova realtà esterna nel piano della materia, creare una realtà superiore. Noi possiamo creare la nuova terra da dentro di noi, iniziando ad attrarre persone che vibrano nella nostra frequenza, che hanno i nostri stessi sogni di abbondanza, di gioia, di pace, di guarigione, di bellezza. Quindi, anima infinita, non sentirti solo, non sentirti sola, perché nell'universo e nel mondo, voglio dire, è pieno di anime meravigliose proprio come te. Ok? Il gruppo C è un atto di fede, di fiducia, è chiesto da parte di Dio e degli angeli. Mi raccomando, lascia che sia. Adesso tu hai tanto lavorato, hai tanto seminato, hai tanto pregato. Lascia che tutto si allinei nel modo più giusto per te, per il tuo massimo bene. Andrà tutto bene, tutto è sincronico e perfetto. Arriva nel momento giusto, arrivano le persone giuste nel momento giusto. Non temere e non aver paura, non c'è proprio niente di cui ti devi preoccupare. Continua a pregare, continua a fare preghiere di manifestazione, continua a ringraziare come che già ottenuto, perché questo sta arrivando. Tutto ciò che stai chiedendo arriverà nella modalità più giusta per te e nel momento più giusto per te. Non forzare gli eventi, non permettere che l'ego si intrometta in un processo di manifestazione così delicato, ma così potente. Quindi continua a vibrare nella frequenza dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi, ma distraiti anche un po'. Va bene anche meditare, ballare, cantare, fai qualcosa di creativo, fai qualcosa che ti dà gioia, staccati dal risultato e vedrai che tutto andrà per il meglio. È un periodo di grande crescita, per alcuni di voi, crescita spirituale, crescita veramente a livello di consapevolezza, e per alcuni di voi questo è un invito alla crescita, un invito a rivolgervi ad un coach, ad un mentore, a qualcuno che vi può aiutare nel vostro processo di crescita e di riallineamento spirituale dell'anima. Va bene? Assolutamente la vostra crescita viene, come si dice, si raggiunge un certo livello di grandezza. Passo dopo passo, non pretendere di arrivare tutto in un colpo, perché comunque una volta che prendi consapevolezza di alcune cose, queste cose devono essere anche metabolizzate, devono essere comprese, devono essere accettate, e poi si passa al prossimo step. Ripete l'Arcangelo Michele, laddove hai bisogno, rivolgiti a chi di una persona di cui di fiducia, che sai che ti può aiutare, che sai che ti può dare una mano, ti può aiutare a eliminare i blocchi, le paure, ti può aiutare a comprendere quello che ti sta succedendo. Quindi affidati e fidati, perché quella persona è la persona giusta che può aiutarti a fare un piccolo upgrade, va bene, nel tuo percorso di consapevolezza. Bene. Anime infinite, abbiamo finito la nostra lettura. Volevo scegliere un messaggio nel libro, in questo libro meraviglioso. Chiedo all'Arcangelo Michele
la coscienza micaelica, qual è il messaggio più giusto per questa lettura angelica? Ok, il futuro è la via, non la meta, perché questo libro è intitolato Come sarà il tuo futuro, però giustamente siamo noi che creiamo la nostra realtà. Da poco mi è arrivato un messaggio di una signora, voleva sapere 10.000 cose sul futuro, e molte persone sono veramente inconsapevoli e non si rendono conto che il futuro veramente possiamo crearlo consapevolmente se siamo persone consapevoli, ok? Allora, considera la questione da un punto di vista globale e non solo rispetto al possibile risultato finale. La qualità del tuo percorso è la vera meta da raggiungere. Importante è il viaggio, non la meta. La vera ricchezza da conseguire. Quindi godiamoci questo viaggio. Abbiamo una meta, abbiamo un obiettivo, lavoriamo in quella direzione. Lavoriamo energeticamente per sintonizzarci nella frequenza di quell'obiettivo per vibrare come che già è accaduto e sono degli esercizi da fare, però poi dobbiamo anche divertirci, dobbiamo, lo dicono anche gli angeli, dobbiamo essere creativi, goderci questo viaggio meraviglioso che è la vita. Bene, anime meravigliose, io vi saluto ci sentiamo la settimana prossima. Per chi è interessato, io mi occupo di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta. Facilito Logos Healing, che è veramente molto molto potente per eliminare i blocchi, per liberare dalle resistenze che ti stanno impedendo di raggiungere i tuoi sogni ed obiettivi dell'anima, per eliminare le paure, i traumi del passato. E poi c'è l'aspetto della riprogrammazione potentissima per allineare il tuo inconscio alla tua volontà affinché tu possa veramente manifestare concretamente i tuoi obiettivi dell'anima sul piano della materia. Non è fantascienza, è proprio scienza, veramente lo dimostrano anche gli scienziati di come veramente le particelle che vibrano nella stessa frequenza si attraggono. Quindi noi siamo energia in una forma più densa, quindi per manifestare quello che noi vogliamo nella realtà dobbiamo sintonizzarci in quella frequenza e sentire che l'esperienza è già avvenuta. E per fare questo c'è un lavoro spirituale da fare, un lavoro energetico da fare, va bene? Quindi se ti interessa, se vuoi lavorare con me privatamente, contattami pure. Mi occupo anche di facilitare il riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce di persona se siete ad Alghero o a distanza se siete in qualsiasi parte del mondo. Va bene? Inizierà a febbraio, adesso la data esatta, fatemi vedere, dalla settimana che va dal 20 al 26 febbraio o dal 13 al 19 febbraio, ancora da stabilire, inizierà il nuovo percorso di coaching per imparare a connetterti con le nuove frequenze di luce, un percorso di 9 settimane dove si farà anche Logos Healing e dove imparerai tutto sulla guarigione energetica con le nuove frequenze di luce. Quindi se ti interessa, contattami e ti spiego meglio di che cosa si tratta. Bene, io vi saluto e ci sentiamo la settimana prossima. Un bacione, a presto, ciao.